Spesso mi capita di ricevere richieste per una trascrizione per organo, altre volte per un arrangiamento e non di rado, mi trovo a dover spiegare che differenza c'è tra un'operazione e l'altra. In realtà stiamo parlando di due cose completamente diverse, anche se richiedono competenze simili. Si parla frequentemente di trascrizioni e arrangiamenti, ma nell'utilizzo di questi termini si fa spesso confusione. Cercherò di spiegare dove inizia uno e dove finisce l'altro. Innanzitutto, trascrivere musica non vuol dire copiare uno spartito cartaceo al computer, magari utilizzando uno dei numerosi software in commercio. In questo caso non si tratta di trascrivere musica, ma di copiarla al computer per ottenere uno spartito di tipo professionale. Infatti, il professionista che si occupa di questa attività si chiama copista musicale, appunto perché copia. Il compito dell'arrangiatore si differenzia da quello del trascrittore. Anche in questo caso i livelli di arrangiamento possono essere diversi. Vi è il caso nel quale l'arrangiatore porta a termine, per così dire, una composizione appena abbozzata, processo comune nella musica leggera, nella quale il compositore talvolta si limita a creare solamente la linea melodica armonizzata a malapena, poi tutto il resto viene completato dall'arrangiatore. Un altro caso è quello nel quale l'arrangiatore riveste un brano musicale con un arrangiamento totalmente differente, quindi trasformandolo. Gli esempi di questo tipo sono innumerevoli. L'arrangiatore agisce prevalentemente su tre parametri: struttura, armonia e organico strumentale. La struttura si riferisce alle varie parti di un brano, quindi si va a decidere se ci sarà un'introduzione, quanti ritornelli, la presenza di un ponte, del finale, eccetera. L'armonia deve certamente sostenere una linea melodica in modo corretto, ma spesso l'armonizzazione originale non riesce a valorizzarla. Scegliere gli strumenti è un'altra parte molto importante del processo. Significa decidere il colore. La strumentazione può cambiare radicalmente le caratteristiche di un brano. Basti pensare, ad esempio, allo stesso brano suonato da uno strumento come il pianoforte oppure con un arrangiamento orchestrale. L'adattamento musicale è sicuramente qualcosa di simile all'arrangiamento. Si parla generalmente di adattamento quando si ha necessità di eseguire un brano concepito per un certo organico con una strumentazione diversa. In questo caso si cerca di mantenere inalterate le caratteristiche originali come melodia, armonia e tempo. In un noto articolo del 1907, Ferruccio Busoni, noto trascrittore di opere bacchiane al pianoforte dall'originale per organo, dice: "Ogni opera umana non è che la rielaborazione di materiale già esistente su questa terra." La trascrizione, più di altri prodotti artistici, è un'opera ideale, in quanto esprime quel medesimo valore attraverso il suo principio formale fondante, cioè la rielaborazione di una composizione preesistente. La trascrizione può essere quindi uno strumento ideale per apprendimento e conoscenza. In qualsiasi forma si presenti essa, non può esistere senza l'interpretazione della musica del passato, innanzitutto per una ragione tecnica. Una trascrizione prende sempre avvio dallo sviscerare un'opera preesistente, nell'obiettivo di coglierne tutto il potenziale estetico. Se da un lato questa operazione fortifica la creatività, dall'altro fornisce una conoscenza della musica approfondita.
Attraverso l'interpretazione della musica del passato, la trascrizione serve dunque allo studio storico della musica e di conseguenza consolida e unifica competenze diversificate in un'unica e sola esperienza. Nel mondo della musica, la trascrizione si inserisce nell'esperienza quotidiana di un musicista e affonda le radici nella storia della musica. Si potrebbe creare una storia di tale operazione musicale, tanta è la ricchezza di esempi sperimentati. Tra i più noti troviamo sicuramente il trattamento delle arie dell'opera lirica per pianoforte, organo e altri strumenti. L'Ottocento vanta un numero enorme di esempi. Era un modo per portare in salotto o in chiesa le melodie più amate e conosciute. Generalmente nei nostri blasonati istituti musicali, fin dai primi anni, ci insegnano che bisogna suonare solo musica originale. È un insegnamento fondamentale che dovrebbe spingere ognuno di noi a cercare con passione tutto il repertorio autentico e suonare magari ciò che è poco noto, ma di profondo valore. Da organisti però ci capita di ascoltare, oltre a Bach, magari Chopin e Debussy, i quali non hanno scritto per organo e viene voglia di suonare qualche loro opera proprio sul nostro strumento. La domanda ora diventa: è buona o no l'idea di suonare musica non originale? Questa osservazione cela una verità che è utile per sostenere la mia tesi. La trascrizione può essere valida solo nel momento nel quale si valorizzano le sonorità dell'organo e le sue caratteristiche, non uccidendo gli intenti dell'originale, ma magari valorizzandoli, mostrandone una nuova visione. La trascrizione di un pezzo deve avere l'intento quindi di essere una vera opera d'arte, un'opera creativa che metta in evidenza l'intelligenza musicale e interpretativa del musicista. Valutato che il brano trascritto acquisterà una sua vita e un suo valore musicale, sostanzialmente si tratta di modificarlo e interpretarlo secondo le leggi del proprio strumento, magari anche trasportandolo di tonalità, una pratica molto comune. Si tratta praticamente di creare un'opera d'arte nell'opera d'arte. L'errore peggiore che si può fare è quello di copiare le caratteristiche dello strumento d'origine per il quale il pezzo è stato scritto e farne una brutta copia. Ciò non rende giustizia a nessuno. La trascrizione è piuttosto una trasfigurazione dell'opera che conserva al suo interno tutta l'essenza rinnovata. Concludo questo intervento confermando quanto io ami suonare le opere originali all'organo. Permettetemi però un paragone preso a prestito dalla gastronomia. Tutti, penso, amiamo una pietanza particolarmente saporita, però se costretti a ingurgitarla tutti i giorni ne avremo presto a noia. La stessa cosa accade per la musica. Cambiare gusto, in tutti i sensi, fa parte, penso, della natura umana. Vi lascio con l'ascolto della mia trascrizione dalla celebre aria conosciuta anche come Meditazione da Thais di Massenet.